Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Take this, all of you, and eat it. This is my body. Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue. Fate questo in memoria di me. Fazei isto em memória de mim. Un giorno un monaco, mentre celebrava la Santa Messa, fu assalito dal dubbio circa la presenza reale di Gesù nella Santa Eucaristia. Pronunziate le parole della consacrazione sul pane e sul vino, all'improvviso, dinanzi ai suoi occhi, vide il pane trasformarsi in carne, il vino in sangue. E ora state tutti vicini. Scendiamo a vedere la cappella di San Legonziano, dove più di 1300 anni fa è avvenuto il miracolo. Ehi, giovanotto, che fai qui da solo? Io stavo, volevo vedere. Come mai non sei con gli altri bambini? Ecco, io volevo vedere bene il miracolo. La settimana prossima ho la mia prima comunione e non mi sento pronto. La prima comunione, cioè l'Eucaristia, è un sacramento molto importante, ma non devi essere spaventato. Se fai questo passo, vuol dire che il tuo cuore si apre spontaneamente ad accogliere Gesù. Come ti chiami? Mi chiamo Luca. Bene, Luca. Ora ti racconterò la storia dell'Eucaristia e cosa ci ha voluto dire il Signore con questo prodigio. Di certo alla scuola di catechismo hai imparato chi è Gesù. Cosa sai di lui? Gesù era un falegname. Era un uomo molto buono. Era figlio di Maria, ma anche figlio di Dio. Gesù voleva bene a tutti, pure ai cattivi. Esatto. Gesù amava tutti gli uomini e voleva che il suo messaggio d'amore venisse diffuso in tutto il mondo. Per questo motivo aveva raccolto intorno a sé 12 amici, gli apostoli, e a loro volle lasciare un dono. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue. Fate questo in memoria di me. In seguito Gesù venne condannato e giustiziato.